Teardrops, heartbreaking, and your life stops. There will be times of deep sorrow, but in the end, there is love. Love, it is there, it is yours, it is power. Love, when it hurts, when it heals, when it showers. Love, when you can, when you doubt, in that hour. Love will never leave you. Love, when you fear, when you're lost and you're broken. Love, when you cry, when you weep, feel alone, just love. Ciao ragazzi, amici, benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qua di nuovo con la carriera allenatore con il mitico Foggia Calcio. Ragazzi, come oggi non c'è Francesco, però vabbè, continuiamo, andiamo avanti lo stesso. Allora, in questo episodio andremo a affrontare la Spezia e poi andiamo a vedere anche contro chi giocheremo, contro il Brescia. E poi nel prossimo episodio ovviamente ci sarà il big match con il Benevento. La classifica attualmente ci sorride, anche perché siamo primi, ma il Benevento ha accorciato le distanze, quindi sono adesso sono due i punti di differenza tra noi e loro. Però non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a giocare questo match. Ok ragazzi, questa è la formazione, ma siamo messi malissimo, anche in panchina c'ho tutti stanchi. Però raga, questa è la miglior formazione che sono riuscito a tirare fuori, anche vedendo un po' la loro stanchezza. Quindi abbiamo Dragoschi in porta, Ranieri, Camporese, Tonucci, Ello Iacono, Bucellato, Deli e Chiaretti, Cicerelli a posto di Craclo perché era morto, Iammello e Galano. Sarà una partita molto difficile perché siamo proprio a terra a causa di queste partite una dopo l'altra. Stiamo giocando molto velocemente, anche 2-3 in settimana. Tutto pronto per Spezia Foggia, si parte. Cicerelli, Foggia per Bucellato, Bucellato che allarga tutto per Galano perché c'è una prateria davanti. Galano, Cristian Galano, Foggia per Iammello, Iammello di primo per Cicerelli, Emanuele Cicerelli, Cicerelli! Dopo 6 minuti ci pensa lui a sbloccarla, Emanuele Cicerelli, Foggia subito in vantaggio. Ci siamo accorti che la difesa dello Spezia è molto larga, quindi siamo riusciti per adesso a infilarli con Emanuele Cicerelli che chiude questo tiro sul primo palo. Bene così, speriamo di continuare. Sbaglia il passaggio a Camporese, attenzione qui a Galabino. Grande Tonucci, imperioso. Riparte Foggia con Cristian Galano che prova a lanciare lungo Iammello. Pietro Iammello, ancora lui, Iammello, velocissimo, Iammello, Iammello, prova a appoggiarla per Ciccio Deli, Ciccio Deli, il tiro! Ciccio Deli porta, anzi raddoppia il Foggia, grazie a Ciccio Deli, grazie anche a una sfortunata da parte loro, fortunata da parte nostra, deviazione del difensore, dovrebbe essere Sorensen se non mi sbaglio, però non ce l'ha fatta, una beata sega. L'importante è che abbiamo segnato e il Foggia quindi si porta sul 2-0 contro la Spezia. Camporese appoggia per Ranieri, Ranieri lancia lungo Emanuele Cicerelli, vai Cicerelli che c'è una prateria. Emanuele Cicerelli prova a cercare il Pietro Iammello, invece c'è sempre lui, Ciccio Deli. Ed è il 3-0 del Foggia che potrebbe mettere fine immediatamente a questa partita. Però ovviamente non ci dobbiamo cullare. E oggi abbiamo due mattatori della giornata, Cicerelli con gol e assist e Ciccio Deli con una doppietta.
di testa poi. In mezzo a due difensori sbuca lui, Ciccio Deli, che fa la sua doppietta personale ed ora punta la tripletta per portarsi il pallone a casa. E finisce così il primo tempo, Foggia 3, Spezia 0, anzi viceversa, Spezia 0, Foggia 3. Foggia, partita che sta per adesso nel primo tempo, ha dominato, sì è vero, ha fatto due tiri lo Spezia, ma uno di questi l'avete visto, è stato quello di Galabino, che non c'ha per niente messo in pericolo. Ragazzi, questa è la situazione che vi dicevo prima, guardate in che situazione sto. Non posso neanche, per adesso non posso neanche fare cambi, faccio solo Agnelli per Ciccio Deli che è quasi morto. Però per il resto lascio così. Adesso dobbiamo fare più una fase di, diciamo, difensiva, cercare di mantenere palla, perché tra poco moriamo, già si sa, non ce la facciamo più. Quindi dobbiamo stare attenti alla reazione dello Spezia. Ripartenza da parte dello Spezia con Gudjonsen per Kahed. Tanucci dice vatti a fare una pippa. Riparte Foggia. Attenzione, Chiaretti per Pietro Iemmello, traversa Chiaretti. Vede il capitano Cristiano Agnelli. Agnelli è chiuso. Attenzione, Agnelli appoggia per Chiaretti che di prima, con il suo piede debole, fa il poker del Foggia e mette la parola fine a questa partita. Mamma mia. No ragazzi, non è Chiaretti, ho sbagliato. Epic fail. Ho sbagliato. Emanuele Cicciarelli. Niente da fare. E finisce così questa partita, Spezia 0, Foggia 4. Ragazzi, volevo chiedere scusa per il gol di Emanuele Cicciarelli, ma nella frenesia non ho capito, siccome hanno quasi lo stesso taglio dei capelli, avevo flashato che era appunto Chiaretti, perché di solito Chiaretti è lì con la posizione da trequartista, stava lì. Però vabbè, è una stupidaria, quindi non ce ne fotte niente. Vediamo intanto il Benevento cosa ha fatto. Il Benevento ha vinto e quindi rimaniamo sempre questa, così, questa posizione di classifica a due punti. Adesso arriva il Brescia in casa e mi è arrivata l'aggiornamento mensile dall'osservatore, perché ho mandato l'osservatore appunto per vedere un po' di giovani talenti da prendere. Allora abbiamo due ragazzi mancini. Vediamo un attimo. Portiere, questo è un portiere. Ragazzi, io adesso lo ingaggio giusto per fare, perché la società vuole che devo prendere dei diversi giovani in ogni ruolo, cioè difensore, attaccante, portiere e centrocampista. Questo è un altro portiere. Non ci interessa, perché abbiamo preso già un altro uno, però lo devo rimandare rimandare per trovare un centrocampista, perché se non mi sbaglio Benitez era un attaccante. Allora sì, Giovanni Rossi. Ah no, sta ancora facendo, che apposta, niente da fare. Allora ragazzi, questa è la formazione. I ragazzi hanno ripreso alla grande, forse sono un po' Chiaretti, però ci sarà sempre un cambio. Allora abbiamo Ranieri, Camporese, Tonucci e Zambelli, Deli, Bucellato e Chiaretti, Kragl, Iemmello e Galano. Abbiamo l'attacco più forte di Serie B, ragazzi, ma non solo, diciamo, sulla carta, ma anche per quanto riguarda i gol. Abbiamo l'attacco con più gol fatti, e sulla difesa dobbiamo migliorare. Pronto qui al Piero Zaccaria per Foggia Brescia. È appena iniziata questo big match. Parte subito il Foggia forte con Chiaretti. Proprio forte no, vabbè, però. Guardate Torre Grossa, madonna mia, attenzione qui a Torre Grossa.
Torre Grossa, velocissimo. Su Ciccio Deli. Ancora lui, Torre Grossa, una sterzata. Tremolata. Prova a metterla in mezzo dove c'è da solo Longhi. Dragoschi l'aveva presa, ma non è riuscito a deviare questa palla. È Brescia che passa momentaneamente in vantaggio. È una bella partita combattuta, ma c'è sta Romagnoli lì dietro che ha fatto 2-3 miracoli impressionanti. Però vabbè, dai, partita in salita per il Foggia, che adesso deve rincorrere. Finisce così il primo tempo, Brescia 1 Foggia 0. Brescia che è venuto qui, non si è venuto per niente a chiudere, anzi sta cercando di fare la partita. Vediamo un po' il Benevento se sta giocando. No, non sta giocando il Benevento. È una bella partita che la stiamo combattendo a viso aperto. Però secondo me dobbiamo fare qualcosina di più, anche perché al tiro stiamo arrivando a poche volte. Quelle volte che arriviamo proprio scarichi. A lui, Cristian Galano. Galano, appoggia per Riemmello ed ottimo il passaggio. Ma vedi un po' tutto. Raga, facciamo il cambio. Esce Pietro Riemmello ed entra Mazzio. Prova a metterla in mezzo. Dai Denis. La palla rimane lì. Campo resa. Appoggia per Ciccio Deli. Ciccio Deli prova il tiro a giro. Ed è il boato qui, perché l'ha ripresa proprio lui, Ciccio Deli. Ultimamente è in forma sto ragazzo. Ultimamente è proprio in forma. Mamma mia, Ciccio Deli porta in parità il punteggio. E intanto esce tra gli applausi del pubblico Ciccio Deli ed entra Agnelli. Vai Oliver. No, vi prego, Bisoli. Attenzione qui, provo a metterla in mezzo, Donnarumma. Porca troia, avevo cercato di far uscire Dragoschi. Questo è un bomber, non si smentisce mai. Quindi si riporta nuovamente in vantaggio il Brescia. Ha cercato pure di andare avanti con Dragoschi. Forse ho sbagliato, vabbè. Pazienza, raga. Per Agnelli. Vedo Oliver Kragl, ancora lui. Kragl, è l'ultima azione. No, ma tu perché hai fatto così? Finisce qui la partita al Pino Zaccaria. Non ci abbiamo nulla da rimproverare, ragazzi. Anzi, hanno giocato bene, ma un buon Brescia. Anche se, vabbè, fatto su tre tiri ha fatto due gol. E adesso aspettiamo notizie da Benevento. Speriamo che il Benevento abbia perso, almeno pareggiato, che se no lo dobbiamo rincorrere. Intanto andiamo alla prossima partita. Vabbè, il Benevento ancora non gioca e il Benevento ha vinto, mannaggia la miseria. Vabbè ragazzi, comunque sia, siamo sempre lì. Vabbè, incarichi come CT della nazionale, Ungheria e Perù non ci interessa. Noi ovviamente andremo a allenare solo appunto l'Italia. Allora ragazzi, nel prossimo episodio andremo a affrontare Cittadella e Benevento. Noi ragazzi quella partita la dovevamo assolutamente vincere, perché almeno cercavamo il distacco. Però comunque sia, siamo a un punto, quindi siamo là. Qui Gemmello è sempre più capocannoniere della serie B. E niente ragazzi, questo episodio può terminare qua. Spero che vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like, che non vi costa niente, commentare e condividere il video. Ragazzi, inoltre ditemi nei commenti se voi volete più azioni, perché io adesso vi sto mettendo solo i gol in modo da non far uscire troppo lungo il video e renderlo noioso. Però se voi mi dite che volete più azioni, come le parate, le traverse eccetera, io appunto vi metterò queste azioni. Niente, detto questo ragazzi, vi saluto e bella a tutti.